Questo è un vero e proprio camion in movimento e i miei amici ci passeranno le prossime 24 ore. Ma ora presentiamo i concorrenti. Mi chiamo Favarigna e sono il king indiscusso sulle challenge. E questa sfida la vincerò io. Mi chiamo Giada e sono molto furba perché sono una donna e io vincerò questa challenge. Sono Joe e sono l'unico bambino al mondo che riesce a sopravvivere in un camion in movimento. Sono il vincitore indiscusso, soprattutto con questo cappello. Raga, non sanno quello che gli aspetta. Tenetevi pronti perché tra poco quello che succederà lì dentro non sarà normale. All'interno del camion avranno a disposizione un bottone che potranno premere qualora uno di loro si volesse arrendere. È un walkie-talkie per comunicare con l'esterno. Siamo ufficialmente sul camion e lui è Emanuele, il nostro driver. Bro, buona fortuna a guidare, mi raccomando. Pensi che ce la faranno? Sì, sì. Come sì? Ma come sì? Ma io dobbiamo far perdere, io dobbiamo far perdere. Signori e signori, tenetevi pronti. Oddio, 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 ho preso un muro. Ho paura. Aspetta, teniamoci forte. No, no, allora. Allora, secondo me, il peso ci vuole fare qualche Tenetevi calmi, tenetevi calmi. Inizia ufficialmente il viaggio. Per le prossime ore saremo in viaggio, quindi mantenete la calma, regà. Oh no, oh mio Dio, oh no. Regà, li vedo tantissimo lamentarsi, ma state tranquilli. Inizieremo con una guida, come dire, lenta. Dopodiché andremo sempre di più a peggiorare. Come vedete per ora stiamo guidando molto lentamente e quindi non c'è troppo pericolo per adesso. Sono passati 10 minuti, caro Emanuele, possiamo andare molto più potenti. Tenetevi forte perché adesso si guida sul serio, state attenti. Regali, sento urlare da qua, stavolta fidatevi di me. Spero non si facciano male, ma comunque hanno il bottone. Una volta premuto, qui si accende una spia rossa e noi capiremo che stanno veramente male e quindi ci fermeremo. Signori, 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 qua pesa, attenzione, curvetta, aia. Qui c'è una salita, guarda qua. C'è una salita qua, oh mio Dio. Raga, come state? Come state sentendo comunque? Se vi sentite male avete sempre il pulsante, quindi occhio perché la strada ora è ripida. Ok, direi di fermarci un attimo. Fermiamoci un attimo e andiamo a vedere com'è la situazione. Siamo stati 2 ore in movimento. Andiamo a vedere come stanno i partecipanti. Se riesco ad aprire. Oh, no, calma, calma, calma. Oh, Greci, qua tutti stanno vomitando. No, no, oh, raga, le facce state malissimo. Cioè, no, dovrete resistere altri. Ho vomitato là dentro. Ma oh, dovete resistere 22 ore. Cioè, no, Greci, io mi sto vomitando. Quello sputa dovunque sta. Quella sta vomitando, forza signori, state calmi perché ancora quanto manca ancora. Bene, bene, avrete un bel po'. Mi stanno uscendo gli occhi. Io voglio sapere cosa cazzo si vince. Dai! Questa è un'ottima domanda. Il vincitore, colui che riuscirà a resistere più tempo in questo camion, si porterà a casa un biglietto per il Nord Europa in Svezia, esattamente, e verrà col sottoscritto. Oh, dai, quindi ragazzi, ci vediamo tra un'ora. No, di cena e soprattutto ci vediamo tra un'ora perché inizierà la prima challenge. A dopo. Signori e signori, sono ufficialmente le 8 di sera ed è orario di cena. Qualcuno ha fame? Io. Lo so, ragazzi, ecco perché è arrivato il momento della prima sfida. Lì davanti a voi ci sarà un cerchio, mentre ognuno di voi avrà 2 palle a testa. Dovrete cercare di far finire quella palla all'interno del cerchio. 2 di voi che ce la faranno verranno con me a cena. Vai! E scenderanno dal cazzo! Yeah! Dovreste perdere invece? Resta lì e non mangia per tutto. Vai! Vai! Sono carico! Tutti ai vostri posti, tutto è fatto, inizio Favarigna, vai a lanciare la prima palla. Buona fortuna bro, mi raccomando. Allora aspetta, fammi concentrare. Solo 2 di voi.
No! La prima l'ha sbagliata. Vediamo la seconda, regà. E no! No! Calmi, tocca già. No, raga, è impossibile centrare sto cazzo di cerchio. Giada, ce la puoi fare. Come hai detto tu, serve solo un po' di astuzia. Hai e impennenza. Hai ragione. Quindi non tirarla forte, ok? Oh, no! Che liscio, raga. Secondo tentativo, attenzione. Allora, dato che io sono molto astuta perché sono una donna, ce la devo fare. Devo centrare questo cazzo di cerchio. Ok, però tira, Giada. Entro domani, Oh! Ma va! L'ha toccato! Se la fare, sì, vabbè, Crazy, tutti i tuoi amici sono stupidi qua. Perché si deve calcolare la discesa. Quindi si deve fare così, guarda. Mamma mia, Joe, se ce l'ho! Oh, attenzione! Dai! C'era! Dai! C'era! No, sai che ti dico, Joe? Te la do buona! Te la do buona! È stato l'unico a centrarlo. Non l'ha fatto fermare, ma è stato l'unico a centrarlo. Posso scendere? L'altra. Vabbè, ok. Allora, ci siamo. Vediamo se riuscirà anche a vincere il secondo pasto lui. Vabbè, dai, però l'ho presa, dai, più o meno. Joe, dato che sei stato il più bravo, sceglierai tu chi tra di loro due. Joe, io soffro di mal d'occhio, Joe. Scusate, non ho neanche finito di spiegare. Dicevo, sceglierai chi ti porterai a cena. Ok, allora facciamo la vecchia tecnica, ok? Ok, Ambra, baci, ci, Coco, lui. Mentre mi dispiace per te, cara Giada, rimarrai lì. Ma tu stai scherzando, io sono la tua fidanzata, tu a me devi portare a cena. No, mi dispiace, raga, io, Gio e Favarigna andiamo a cena. Giada non può scendere di qua. Sì, ma io pago tutto io, andiamo. Ah, sì, io quel panino. Mamma mia, raga, dopo tre piatti di vongole, mamma mia, proprio mi sento bello, sì, bello pieno. Sì, poi quel panino era una bomba enorme. Ma basta parlare di voi che state bene, vediamo come sta Giada, ehi! Ehi, che ci sto a dire che sto male, sto morendo di fame. Stai tranquilla, signore e signori, per voi è giunto il momento di risalire, quindi... E inoltre ho anche una bella notizia per tutti voi. Vi annuncio che stiamo per ripartire. Ma come fra? Poi vomito, mi sai, io vomito. No, io pure, dai, Greci, per favore. Non mi interessa, la challenge è mia e le sfide le decido io. Ma non è giusto. Buona fortuna. Raga, adesso però cambia qualcosa. È vero che ripartiamo, ma succederà qualcosa di molto brutto per loro. Signore e signori, siamo ufficialmente di nuovo dentro il camion. Ma adesso, con questo interruttore, gli andiamo a spegnere la luce. 3, 2, 1, sono al buio. Li sento, raga. Raga, sono ufficialmente al buio in questo momento. Sono impanicati. E noi acceleriamo un attimo la guida per capire se ce la faranno ancora a resistere. Secondo me no, raga. Da adesso, oddio, da adesso in poi salteranno. Vi ricordo che potete premere il pulsante, raga. Cosa? Non ti sento, Crazy. Premete il pulsante. Avete 5 secondi. Pure vi rispengo la luce. Dicono che non vogliono spegnere il pulsante. Quindi direi che dobbiamo accelerare un po', caro mio. Ok, acceleriamo. Io gliel'avevo detto, raga, e adesso stanno urlando. Quindi, beh. No, raga, mi sto sentendo male. Ma si sta sentendo male. No, sta bene. Il pulsante che ti senti male. Il pulsante. Mi sa che esco. Mica vediamo noi. Mi sa che esco, ragazzi. Mi sa che esco, non ce la faccio. L'han premuto! Ha premuto il pulsante! Ferma! Ferma! Dobbiamo scendere! Perché è il momento di buttare fuori Favarigna! Signori e signori! Favarigna è ufficialmente eliminato! Hai premuto il pulsante e quindi vorrei sapere... Oh! Oh, mi ha fatto salire tutto il piatto di pasta qua! Signora! Ma Favarigna è parecchio incazzato, raga. Ma tutto normale, siamo sotto la pioggia. Siamo in mezzo alle campagne. Lo so, siamo in mezzo alle campagne. Ma non ci sei, no, ma ci sei. Parte, let's go. Oggi siamo in due, già. Non faccio più a stare qui dentro. Ci vuole
arrivati ed è il momento di procedere con qualcosa di più. Il nostro obiettivo è di far perdere qualcuno. Ok, vediamo cosa dice Joe. Oi Joe, oi Fra, oi. Poi la challenge è finita, dai, scendi. Sì, Fra, scendi, scendi. Hai fame? Dai, scendi, scendi che ti... c'ho un panino in casa. Sì, sì, tanto è finita, non ti preoccupare. Scendi, scendi, non ti preoccupare. Ok, perfetto. Ho toccato per terra! Ha toccato per terra! Ha toccato per terra! Ha perso! Sì! Signore e signori, questa sfida oggi può finire anche qua! Non perde! E beh... Niente, ci vuoi... Hai perso niente! Andremo al Norderland! Sì! Ragazzi, è vero che andremo e che avrà tutto pagato, ma la cosa che non sa è che andremo al Polo Nord, quindi in mezzo al ghiaccio. Cosa? No, io soffro il freddo! Cosa stai dicendo? Sì. No, ti prego, dai! Prossimamente partiremo per il Polo Nord e sopravviveremo nell'hotel di ghiaccio per 24 ore. No, restate no, connessi. No! Questo camion per oggi lo possiamo chiudere qua, raga. Sono state 20 ore d'inferno, ma noi ringraziamo Degafish per averci prestato il camion. E che dire, iscrivetevi al canale per non perdervi altre challenge pazze del genere. Let's go!